Ciao a tutti! Oggi prepareremo la ricotta dolce al forno. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono uova, con tuorli e albumi separati, ricotta di pecora fresca, zucchero semolato, fecola di patate, panna fresca, la buccia di un limone, vanillina e un pizzico di sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la farfalla. Versiamo gli albumi. Versiamo un pizzico di sale. E li facciamo montare per 4 minuti a velocità 3,5. Gli albumi sono perfettamente montati, togliamo la farfalla e mettiamoli da parte in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale, mettiamo all'interno del boccale lo zucchero, la scorza del limone e lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Andiamo sul fondo del boccale con la spatola. Lo uniamo i tuorli. La ricotta. E la vanillina. Facciamo amalgamare per 3 minuti a velocità 5. Aggiungiamo la panna. Ed azioniamo il bimby per 30 secondi a velocità 4. Aggiungiamo la fecola. Ed amalgamiamo per un minuto. A velocità 4. Aggiungere il composto agli albumi. Adesso amalgamiamo delicatamente con movimenti dal basso verso l'alto. Una volta che si è ben amalgamato il composto, versiamolo in una teglia con apertura a cerniera del diametro di 22 cm circa. Dopo aver versato il composto nella teglia, cuociamolo in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 45-50 minuti circa. La ricotta dolce al forno è pronta. Lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Ricotta dolce al forno. Grazie e alla prossima ricetta.